Eccoci, buonasera a tutti, buonasera Goccia Blu Campania. Stasera siamo con due nuove ospiti. Maria Francesca Rizzuto già la conoscete, ha partecipato ad alcuni webinar ed è una assidua frequentatrice dell'associazione. Gennaro Riccio purtroppo lo conoscete tutti, un nostro socio fondatore, nonché super esperto del dolce, ma sono lieto di presentare oggi anche Francesca Claviano e Luisa Albarano, che sono due mie colleghe, due ragazze, due eccellenti biologhe in dottorato in questo momento. Si stanno specializzando in due ambiti molto diversi e con loro stasera, loro sono due aspiranti acquariofile. Stasera parleremo quindi un pochino di come approcciare all'acquariofilia marina e dolce. Come due persone come loro, che hanno un background, ma che vogliono approcciare all'acquafilia, come possono muoversi all'interno di questo mare di prodotti, di tecniche, di ambienti da poter riprodurre e così via. Francesca Claviano, in particolare, si occupa di acquacoltura. Ha pubblicato nel 2019 due importanti lavori sulla riproduzione del riccio mediterraneo, quello che mangiamo, il Pracentrotus lividus, nella fase larvale, come allevarlo nella fase larvale e nella fase post-larvale, e ha un dottorato a metà tra la robotica, l'acquacoltura, con un po' di biologia dentro. Luisa Albarano si occupa di bioremediation, correggimi Luisa se sbaglio. Quindi si occupa principalmente di batteri, abbattimento dei metalli pesanti e è all'interno del progetto, credo, il progetto di Bagnoli della restoration del litorale napoletano. Stai anche lavorando in quell'ambito, se non mi Non sbaglio. solo, sì, Non non solo. solo. Anche insomma sugli effetti ecotossicologici, insomma, dei sedimenti inquinati, quindi un po' sull'aspetto ecotossicologico e poi sulla bioremediation, un occhio insomma sulla bioremediation. E quindi è implicata insieme con tanti altri ricercatori nel cercare di riportare in una condizione di salute il litorale napoletano, in particolare la zona dei Little Cedar. Ovviamente non sono le classiche neofite perché hanno un background, però di acquariofilia non hanno mai approcciato a questo mondo che è un po' nuovo, o se l'hanno approcciato per usi di ricerca. Quindi entrambe hanno lavorato su animali, su acquari, su schiumatoi e quant'altro. Francesca in particolare, oltre a Ricci, è un'allevatrice di gamberi, di quel gambero su cui noi lavoriamo che è strettamente in relazione con il lismato. Prima di partire con la carrellata di domande, e anzi chiedo a tutti coloro che ci seguono di proporre le domande, anche quelle che possono sembrare più banali, cercheremo di aiutare tutti. Volevo sottolineare un aspetto. Ci siamo resi conto, anzi, Facebook ci ha detto, utilizzando lo strumento delle pubblicità degli eventi, che quasi l'80% del pubblico che ci segue è maschile. E questa è una anomalia. È un'anomalia perché, per mia esperienza, in altri hobby come la subacquea, ad esempio, Francesca, per esempio, è un'esperta subacquea, ma anche nell'erpetologia, ad esempio, la percentuale di donne che sono nell'hobbistica, nel hobby è abbastanza elevata. Cosa che nell'acquariofilia, soprattutto nell'acquariofilia marina, ciò non avviene. Allora chiedo a Gennaro e a Maria Francesca Rizzuto quali sono le loro opinioni in merito, prima poi di approfondire l'argomento acquariofilia con Francesca e Luisa. Vai, Gennaro. Beh, anche io sono molto perplesso su questa cosa perché, come già detto tu, nell'ambito pet la presenza delle donne è molto forte, quindi veramente lascia sorpreso questo numero ridotto nell'ambito dell'acquariofilia marina. Forse perché, non lo so, lo vedono distante da un loro interesse. Veramente è molto difficile dare una risposta a questa domanda. Io ti faccio questa domanda perché io parto da un principio, che è molto probabile che società e associazioni,
quindi aziende, non siano state in grado fino ad oggi di crearsi un pubblico femminile. E quindi chiedo, per esempio, a Maria Francesca, come fare noi, innanzitutto cosa ne pensi, ma come può, per esempio, un'associazione come la nostra cercare di avvicinare un numero più elevato di donne all'acquariofilia marina? Ne abbiamo parlato a luci, a telecamere spente, di come forse nell'acquariofilia dolce ce ne sono un po' di più in percentuale di ragazze. Che ne secondo me è un discorso, diciamo, prettamente casuale, nel senso che l'acquariofilia marina rispetto a quella dolce è molto molto più costosa. E secondo me comunque alla fine non c'è quell'interesse ancora sviluppato come può essere quello del dolce. Io vedo moltissime donne che fanno riproduzione di cicliti o riproduzione di lismata o altro nell'ambito dell'acquariofilia dolce, non tanto in quella marina. Non mi so dare onestamente una risposta. Forse quello che uno potrebbe fare è pubblicizzare di più quelle che sono le bellezze marine per quanto riguarda i coralli e le colorazioni che possono dare in acqua e i risultati che si possono ottenere, magari con delle organizzazioni, cioè degli incontri, diciamo, persona, per cercare di fare vedere sul campo di che cosa stiamo parlando. Posso aggiungere una cosa pure, che secondo me poteva essere come anche il marketing che vediamo nell'ambito dell'acquariofilia marina, dove vediamo molta tecnica, può essere un deterrente, e lo dico che è un deterrente anche per me che faccio acquariofilia d'acqua dolce, capito? Quindi potrebbe essere un deterrente, però sicuramente non è l'unico motivo, ecco. Secondo me in realtà l'acquariofilia marina viene vista come qualcosa di difficile quando in realtà non lo è, nel senso che se si parte, vabbè, io sono una, spingo moltissimo il metodo naturale, che per me è acqua salata, fitoplancton, zooplancton, alimento per pesci, punto. È un buono schiumatoio con delle buone rocce e della buona luce, è un buon movimento, vabbè, poi diciamo apriamo un campo, diciamo, immenso. In realtà sembrano paroloni, ma poi alla fine, se uno ha la fortuna di iniziare col piede giusto, chiedendo, informandosi come in tutto quello che si fa, poi una volta che si parte, le possibilità di riuscita, se si parte col piede giusto, sono veramente veramente alte. Il discorso è che moltissimi iniziano, spendono un sacco di soldi in tecnica sbagliata, in rocce sbagliate o quello che sia, e poi si ritrovano a dover praticamente rattoppare delle pezze, spesso non riuscendo poi a riuscire a risolvere esattamente il problema. Uno, perché vai, ti vedo che vuoi parlare, Mirko, parla. No, volevo aggiungere una cosa. C'è un brutto, noi italiani, o comunque alcune persone nell'hobbistica, hanno un brutto vizio. Iniziano questo hobby affidandosi a un'associazione, ad un negoziante o quant'altro, senza però avere nessun interesse a informarsi, a studiare o a mettersi in discussione. Purtroppo l'acquariofilia marina, molto più che quella dolce, non può essere una collezione di animali. Non si può entrare in un negozio e dire voglio rosso, giallo e verde, poi se ti muoiono è colpa del negoziante. È troppo facile, ok? Il negoziante ovviamente è lì per vendere. La gran parte dei negozianti hanno una forte etica, quindi cercano di farti desistere dall'acquistare animali incompatibili, però tutto sommato è l'acquirente che deve studiare, informarsi e capire cosa sia e cosa no. Poi ci sono i consigli delle associazioni, sono le persone, gli appassionati che devono metterci la propria parte per raggiungere certi determinati livelli, e non serve essere né biologi né essere già del campo per avere una bella vasca marina. Ne sono un esempio i tantissimi associati nostri che sono molto hanno un livello molto elevato di acquariofilia e non sono del campo. Vai. Secondo me, diciamo, c'è anche un'altra cosa, che spesso il negoziante ti può anche consigliare l'animale
che può essere compatibile con un altro, ma se tu hai valori della vasca di partenza che fanno schifo, c'è poco da Certo, fare. Quindi comunque alla fine è anche un discorso di... E poi c'è da dire che purtroppo almeno in Sicilia siamo messi più o meno male, nel senso che trovare negozianti veramente affidabili è difficilissimo. C'è anche da dire che molta gente compra pesce e mi capita moltissimo, perché io parlo con un sacco di gente, ho questa fortuna, che mi dice, ah, ho comprato un pesce e mi ha infettato il resto della vasca. Questo perché? Perché il 99% dei negozianti purtroppo ancora oggi non hanno vasche dedicate e non fanno quarantena, cosa che in realtà a norma di legge dovrebbe essere fatta. Però ti posso dire la mia, è anche un problema di pubblico. Io non sono un negoziante, però mi fa piacere spezzare anche una lancia a loro favore. Perché? Quanta gente in Sicilia è disposta a pagare un clavo 170 euro? Perché se io devo prendere un animale, lo devo stabulare, lo devo comprare pescato in un certo modo, quindi non da Filippine, non pescato con canguro, pescato con una certa filiera. Con cui farlo viaggiare, imbustato in un certo modo, questo è un Certo. costo che devi pagare. Ovviamente un animale di transshipping ti costa 40 euro, 30 euro, un animale che è stabulato e gestito in un certo modo te ne costa 70. E questa cosa è normale. E noi diciamo Assolutamente. sempre, ripetiamo sempre, non si può guardare unicamente al prezzo. Quando Ma si la fa cosa negozio. assurda è quando tu spendi 70 euro e ti danno un pesce malato. Vabbè, questo poi sono dinamiche che possono Esatto. esserci, c'è anche una Però certa vabbè, fortuna. diciamo, io mi batto molto perché secondo me in Sicilia ci sarebbe un lavoro da fare che può Allora, essere veramente interessante. Ma parlo, diciamo, per la mia regione. voi avevate un negoziante bravo, non so se era a Messina forse o a Reggio, Gloria Maris. Gloria Maris, che è un carissimo amico che Ancora ed è conosciamo. bravissimo. No, lui c'è ancora e per fortuna c'è. Mirko era una persona squisita, oltre che un ex No, acquaporta, assolutamente. una persona fantastica. Voglio chiedere a Fabio in regia se ci fa vedere quell'immagine di prima di Francesca che cerca di ubriacarsi con l'acqua di mare. Perché no, passiamo ad un altro discorso. Passiamo al chiederti. Innanzitutto cercai di metterti in difficoltà, ma poi al chiederti cosa stavi facendo, qual era il tuo lavoro sperimentale, perché l'allevamento in ambito dell'acquariofilia marina è qualcosa ancora molto abbozzato, pochi si sono adoperati per mettere su riproduzioni, se non al massimo di pagliaccetti. Il lavoro che tu svolgi su un'ippolite è un lavoro che richiede una grossa capacità, una grossa conoscenza di base, ma interessa moltissimo agli acquariofili perché l'ippolite è un modello animale, un crostaceo che però è simile nello sviluppo a tantissimi altri animali che si possono allevare nell'acquariofilia marina. Però c'è un però, c'è un perché e c'è un problema. Sì, questi sono dei piani. Vai, Francesca, commenta un po'. Le foto. Vabbè, questo è, diciamo, il campionamento di questo gambero. Noi andiamo con la barca nella baia di Ischia, vicino al laboratorio dove attualmente lavoro, e con questo retino, diciamo, facciamo dei campionamenti su Posidonia. E in questa particolare foto, diciamo, sto prendendo tutto quello che siamo riusciti a tirare su con il retino e poi tocca fare il sampling in barca, che praticamente scegliamo gli organismi che ci sono di interesse e gli altri li liberiamo subito. Per il minore impatto possibile. La difficoltà qui è che la barca si muove, l'acqua in questa Sì, ciotola si muove e tu con il cucchiaio devi rincorrere gli animali. veramente niente ti prepara a questa esperienza. Sì. No, Fabio, intendevo comunque dove cercava di ubriacarsi con l'acqua di mare, Francesca. Intanto sta arrivando delle diatome in cottura massima. No, il tutto era per arrivare a un discorso molto semplice, che riprodurre animali marini non è la cosa più semplice del mondo, Assolutamente. no? Più o meno tu cosa fai nella riproduzione degli ippolite? Allora, noi campioniamo le madri sulla prateria di Posidonia.
Ecco, questi sono i livelli di esaurimento nervoso che si raggiungono dopo Sì, la fine. arrivi intorno alle 8 di sera, hai cominciato magari alle 10 del mattino E hai con contato l'aria così. 4.000-5.000 larve. Sì, che chiudi gli occhi e continui a vedere live che si muovono sullo sfondo, insomma, non No, sei più tanto lucido. questo per dire cosa? Sicuramente ai ragazzi dell'associazione, ci sono delle persone che girano intorno all'ambito associativo, che hanno delle preparazioni, e quindi chi volesse un giorno cimentarsi con riproduzioni di pagliacci o di quant'altro, ci sono delle persone che anche se esterne all'associazione possono dare il loro know-how per poter dare una mano nell'allevamento di fitoplancton, di rotiferi o quant'altro nel caso si vogliono fare riproduzioni di questo tipo. Passiamo Assolutamente. subito all'ambito acquariofilia. So che avete preparato delle domande. Giusto una domanda a Luisa. Luisa, mi hanno detto che tu non vai tanto d'accordo con gli schiumatori. Cosa è successo in particolare? No, vabbè, in pratica avevo allestito questi acquari marini per l'esperimento del mio dottorato, nella prima parte in cui dovevamo in qualche modo andare a guardare quali potessero essere gli effetti di questo sedimento e dovevo testarli sul tipo di mare. Quindi la prima parte è stata messa a punto degli acquari. Nulla, all'improvviso i miei fantastici schiumatori iniziarono a schiumare di tutto, cioè sputavano praticamente acqua, tanto che In qualcuno gergo si qui dice presente, sbicchierano. cosa? In gergo si dice sbicchierano. Ok, sbicchieravano. Qualcuno qui presente, insomma, in questa riunione, pensò bene di ribattezzare i miei schiumatori come cappuccini, insomma, per rendere un po' l'idea di quello che stava succedendo. Vabbè, comunque il problema, credo, insomma, nel mio caso era dovuto a qualcosa che io avevo messo dentro. Perché avevamo deciso di utilizzare dei sedimenti sintetici e poi andarli ad inquinare in modo tale da poter tenere un po' più sotto controllo le concentrazioni in vasca, insomma, una serie di cose. Il problema fu che insomma, pensammo di mettere l'1% di carico organico e mi fecero mettere lo sfagno, insomma, in queste vasche. E credo che il problema fosse stato quello, perché il forte carico organico presente nella vasca iniziava, insomma, a impazzire i schiumatori. Il punto è che sicuramente quello credo è il mio problema, però mi chiedo, nel momento in cui io ho un acquario e ho questo tipo di problema, che non è dovuto ovviamente allo sfagno, ma a un forte carico organico, com'è possibile risolvere questo problema? Allora, sugli schiumatori ti rispondo io. In generale, si cerca di far sì che il carico organico in un acquario e quindi lo schiumatoio siano dimensionati a quello che si vuole fare. Il tuo caso è un caso estremo perché in una vasca abbastanza piccola c'era tanto carico organico, ma poi c'era tanto carico organico proprio buttato lì. Quindi subito è andato in circolo, si sono attivati una serie di processi batterici, ma anche la sostanza organica in degradazione di sé per sé ha fatto sì che lo schiumatoio, che è uno schiumatoio particolare perché è uno degli schiumatoi in una parete filtrante, non riuscisse a reggere quel carico organico e quindi le bolle uscivano ovunque. Di solito ciò non accade, sia perché gli schiumatoi che normalmente si utilizzano sono schiumatoi che possono avere, cioè hanno delle regolazioni. Sia perché capita difficilmente che tu abbia un carico organico improvviso. A volte capita. Per esempio, ultimamente in associazione abbiamo avuto un amico che ha avuto un rilascio di uova e sperma da parte di alcune lumache. Capita spesso che le tridacne rilascino uova o spermi, i ricci. In quel caso tu hai una grande quantità di organico particellato che va a infastidire lo schiumatoio. Questo è normale. Mi capita, per esempio, devo fare attenzione quando doso. Io, per esempio, utilizzo uova di Artemia decorticate. Ve le faccio vedere. Queste si vedono? Sì, si vedono. Queste qui, per esempio, tendono a far impazzire lo skimmer. Aspetta, ve le faccio vedere meglio. Un attimo su. Eccolo qua. Tendono a far impazzire lo skimmer perché sono una grande quantità di particellato che lo skimmer inizia ad elaborare.
gli dà fastidio fortemente. Quindi a volte che si fa? Si spegne per esempio la pompa di alimentazione dello skimmer in modo tale che la vasca abbia il tempo di smaltire da sola con gli animali che filtrano o con i filtri stessi dell'acquario che ha calze filtranti, si va a eliminare la problematica schiumatorio. Più o meno si può questo... anche mettere si può anche usare un inibitore per lo schiumatoio, quello ad esempio l'olio di fegato di merluzzo, che fa sì, ovviamente non in grosse quantità perché altrimenti lo skimmer poi non parte più per giorni, quindi bisogna stare attenti comunque quando si fa, che inibisce praticamente lo schiumatoio per un determinato periodo di tempo in maniera tale che poi dopo quel lasso di tempo riprende a lavorare in maniera automatica, senza bisogno di spegnerlo. L'intervento che io ti consigliai di fare all'epoca è l'intervento che si fa normalmente in acquario. Si alza la colonna, quindi si abbassa il livello dell'acqua all'interno dello schiumatoio e si regola l'aria. In questo modo si cerca di far fronte al forte carico organico improvviso che ci sta in acquario. E poi vabbè, una volta risolto il problema della rimozione dello stagno, la situazione rientrò insomma nella normalità. Sì, vabbè, quelli sono delle situazioni limite che normalmente gli acquariofili affrontano, ma è abbastanza raro. Sì. Di solito uno schiumatoio ben progettato impazzisce perché l'utente ha sbagliato qualche regolazione. Questo è di solito. No, assolutamente, anche perché poi per tutta la durata dell'esperimento in cui poi avevo i ricci in vasca, che comunque sai, con i fecal pellets potevano farmi un po' di carico organico, non ci fu nessun altro problema, anzi gli schiumatori hanno funzionato per bene per tutto il tempo. Quindi... Aggiungo, Luisa doveva far fronte tutti i giorni alla regolazione di 24 schiumatori, quindi non uno o due. Ok, Filippo ha fatto una domanda, Fabio, se puoi metterla in sovraimpressione. Ecco, sarebbe interessante sapere se le neofite approcciano con qualche lettura o solo con la pratica. Premesso che loro sono un po' due eccezioni, non sono il neofita medio, però la domanda è, vi buttate a capofitto, cercate qualche guida online, cercate l'aiuto di un esperto del settore? Vai Francesca, come ti sei mossa tu nei primi passi, adesso che siamo, premetto, con Francesca stiamo cercando di fare un acquario in laboratorio, poi parliamo dell'acqua di mare anche con Luisa, dell'utilizzo di acqua di mare, però dico, i primi passi, al di là del fatto che mi hai tempestato di telefonate, domande e quant'altro, ma cosa faresti, come ti muoveresti in quest'ambito? Allora, questa è la prima cosa, effettivamente cercare un po' di informazioni su qualche guida, magari online o comunque in giro. Per esempio lo compresti? Sì, mi comprerò un libro magari consigliato da un esperto, comunque un libro consigliato, non uno qualsiasi. Un buon libro di Valerio Zupo. Anche. Vabbè, avendo accesso direttamente alla fonte, è il tuo capo, quindi condividi anche la cattedra, se dici qualcosa di cattivo è tutto registrato, glielo diciamo. Okay. No, comunque sì, prima cosa effettivamente cercherei un po' di informazioni attendibili, mi interfaccerei con un esperto e poi cercherei di mettere insieme un po' esperienza personale, informazioni pratiche e ovviamente l'aiuto che può darmi Mirko, che lo credo chiamo di strada. Sicuramente l'aiuto di un esperto, credo sia la cosa migliore. L'esperienza ti salva sempre. Diciamo che sì, l'associazione in questo può aiutare a... il problema è che per fare un buon acquario, sia dolce sia marino, bisogna avere un'idea di che cosa si vuole allevare. Il problema del neofita è che purtroppo, per ovvi motivi, non può già sapere cosa vuole allevare. L'associazione in questo ti può far vedere delle vasche tipo, quindi dice, questa è una vasca per esempio per coralli molli, questa è una vasca per coralli duri, questa è una vasca per LPS, oppure può fare, per esempio, Gennaro è un maestro nell'acquariofilia dolce, può far vedere ciclidi, caracidi, può far vedere una vasca costruita come vasca di piante, piuttosto che abbiamo degli appassionati che fanno discus e quindi una vasca dove le piante vanno un po' in secondo piano e si lavora molto di più sugli animali. Sono degli ambiti diversi e va progettata fin dall'inizio la vasca per gli animali che si vogliono allevare. Questo è un problema, perché se non lo fai spendi
costi e non ottieni risultati. Quindi... Posso dire una cosa? Cioè fare una domanda, che altro? Le specie che vuoi allevare dipendono anche dalla grandezza dell'acquario, ovviamente, che tu hai. Sì, sì, sì. Quindi, capito, tu dovresti prima capire quanto spazio hai, quanto grande vorresti fare l'acquario, e poi capire insieme ad un esperto, in un acquario così grande, quante specie o quali specie potresti allevare. Sì. Giusto? Aggiungo, non soffiate nel microfono, qualcuno sta respirando nel microfono, non si sente niente. Sì, comunque, è proprio così, nel senso che una volta... Sì, ora rispondiamo a Mario Di Matteo. Volevo chiarire questa cosa. Una volta si diceva che sono necessari tot litri di acqua a pesce. Diciamo che è un discorso un po' una banalizzazione di un aspetto più importante, che è il comportamento dell'animale. Ci sono, sia nel dolce che nel marino, pesci che è più semplice allevare in una vasca piccola, perché sporcano di meno, ma anche perché sono animali meno mobili, e pesci che invece amano nuotare e che possono essere paradossalmente anche un po' più piccoli, ma che vogliono uno spazio per poter esprimere le loro caratteristiche come animali e anche per poter essere, diciamo, in una salute che possa essere considerata un benessere. Sono cose diverse avere un animale malato o non malato e un animale in benessere. L'esempio più classico è, vi dico una cosa che si fa, che noi in associazione non facciamo, che è l'acquariofilia di ciclidi africani. I ciclidi africani esprimono, soprattutto quelli dei laghi, esprimono il massimo del loro comportamento nella territorialità. Quindi si dividono questa vasca abbastanza ampia, poi dipende dai ciclidi, zone, e hanno una serie di comportamenti di parata che esprimono i loro comportamenti sociali. Ovviamente sto banalizzando, perché poi ci sono i conchigliofili, ci sono tutta una serie di cose, però più o meno questa è la realtà. Cosa succede? Per eliminare questa territorialità tu puoi mettere tantissimi animali in poco spazio e loro non hanno la capacità, a quel punto, nella grossa maggioranza dei casi, di potersi dividere dei territori, e quindi diventa una collezione di ciclidi, quello rosso, quello blu, quello giallo e quello verde. Ma non è acquariofilia, a mio parere. Nell'acquario dolce, Gennaro, non lo so, il caso forse è tipico, sono i Tanictis. No, per esempio, i caracidi, che vivono quelli là, per esempio, dei fiumi sudamericani, passano tutta la loro vita, anche in natura, in un metro quadrato d'acqua, forse, nello stesso metro quadrato d'acqua, si spostano poco, quindi... Anche per tenerli in allevamento non c'è bisogno di grossi spazi per farli nuotare, basta tenerli in un branco ben nutrito e li tieni in vasca tranquillamente, in modo tale che gli dai la possibilità di avere il loro comportamento sociale classico che hanno in natura. Maria, penso che la stessa cosa più o meno sia i pagliaccetti in acqua dolce, no? Che ne pensi? I pagliaccetti in acqua dolce? In acqua marina, nel senso che i pagliaccetti in ambito sì, marino, i pagliaccetti sono degli animali a bassissimo nuoto. I pagliaccetti hanno in realtà un comportamento un po' strano, perché almeno da quello che ho visto io, quando li metti in vasca, i primi mesi cercano una casa, e quindi cominciano a girare per la vasca e spesso si vedono anche dormire in superficie. Quando poi trovano, per esempio, una caratalifilia o un anemone, che sono di solito gli animali che loro prediligono, e allora non si spostano più e diventano anzi molto molto territoriali. Io ho avuto una coppia che erano comicissimi, perché avevano trovato una caratalifilia e praticamente stavano lì, e quando io mi avvicinavo, loro mi venivano a mordere le dita della serie, te ne devi andare perché questa è casa mia e non ti permetto di toccare niente. E se provavo a fargli sfregio e a mettergli magari una lumaca davanti, loro me la prendevano e spazzavano un pochettino come fanno le nonne ottantenni in maniera maniacale, finché non allontanavano quello che gli dava fastidio. Quindi sono animali pure molto intelligenti ed è divertente studiare il loro comportamento. Di contro abbiamo animali come l'Eucosternon, gli acanturidi, l'Eucosternon... Esatto.
Naso lituratus, che invece hanno, vogliono vasche diverse, no? Assolutamente sì. Stacco un attimo il microfono perché altrimenti il cane fa un po' di casino. Chiedo scusa, parlate voi. No, dicevo vogliono, ci sono animali invece che sono più pelagici, sono animali di nuoto e quindi richiedono in genere uno spazio maggiore al di là della dimensione che raggiungono. Quindi torniamo al discorso iniziale, bisogna studiare un po', affidarsi a qualcuno che ti guida un po' in quelle che sono le tue passioni, in quello che tu vorresti fare, per cercare di costruire un acquario che sia dedicato ad un certo tipologia di animali, che non significa che puoi allevare solo quello, significa che una certa classe ecologica, se la vogliamo dire così, di animali che vogliono o molta luce o poca luce, o molto movimento o poco movimento, pH in un certo modo, valori dell'acqua in un certo modo, e così via. Dimensioni e della soprattutto ci sono animali che sarebbe bene allevare in fase iniziale, magari poi quando uno comincia a prendere esperienza, evolversi e mettere magari altri animali. Perché non ha senso, per esempio, secondo me, essere neofiti e mettere subito una vasca con cavallucci marini, ad esempio, che vogliono cibo vivo e determinate attenzioni. Molto più facile imparare con una vasca magari da 200 litri un po' più stabile, con pesci facili che possono essere cromis o anche, che ne so, insomma, pesci piccoli da branco, come, che ne so, Antias o simili. In maniera tale da avere il tempo di studiarsi la situazione, vedere come funziona un pochettino la biologia della vasca e poi piano piano magari fare inserimenti un po' più difficili. Stesso discorso per i coralli. Mario Di Matteo, Fabio, se puoi metterlo, grazie. Che libri per neofiti ci consigliate per acquario marino? Io credo che la domanda sia in italiano, perché in inglese c'è tantissimo. In italiano io non ne ho letti tantissimi perché preferisco leggermeli in inglese. Mi sento di consigliare due libri forse. Uno è il libro di Alessandro Rovero, che ha una decina d'anni, sarebbe ABC dell'acquario marino di Barriera ed è un ottimo libro. L'altro è un libro sui Nano Reef, scritto da una persona che conosco, ed è Emanuele Tosi, è esattamente quello che stava scrivendo Fabio Cangiano. È il libro sui Nano Reef di Tosi, che era mi pare uno staff di Acquaportal ed era una persona assolutamente valida, assolutamente preparata. E sono i due libri, a mio parere, quello di Rovero e quello di Tosi, che sarebbe importante avere nell'acquariofilia marina in italiano. Fa piacere che mi sono ritrovato con Cangiano, tutto. Gennaro, invece per l'acquariofilia dolce cosa diresti? Direi, anche se c'è poco, direi l'ecologia dell'acquario di piante di Diane Ballstad, che Passa. è una scienziata americana, che in vita sua come professione faceva tutt'altro che acquariofilia, però aveva parla in questo libro del suo modo di gestire l'acquario. Leggere il libro consapevolmente. Non nel senso devo fare un acquario, oppure l'acquariofilia di acqua dolce è solo quello che dice questo libro, però veramente fa capire tante cose delle dinamiche di un acquario d'acqua dolce. Quindi lo consiglio vivamente chi vuole approcciarsi a questo. Il discorso è sempre lo stesso, nel senso che se poi qualcuno ha il piacere di leggere in inglese, c'è un'ampissima letteratura. Per esempio, un libro molto interessante, molto datato, ma molto interessante, è un libro scritto da un professore dello Smithsonian Institute, Hadley, e si chiama Dynamic Aquaria. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, io lo avevo comprato in formato PDF su Amazon e lui me ne ha regalato una copia, ce l'ho qua, poi ve lo faccio vedere. È un bel librone da 300-400 pagine che parla dell'ecologia dell'acquario marino, che è un libro tosto, ma che è uno di quei libri che va un po' al di là di quello che si trova, anzi un bel po' al di là di quello che si trova nei forum e nelle chiacchierate tra amici. L'altro libro per chi fa marino è sicuramente sono i libri sui coralli. Il Verona, ad esempio, è un manuale di riconoscimento dei coralli che è assolutamente la Bibbia per chi fa acropoli, ad esempio. Spero
spero di essere stato abbastanza chiaro. Ovviamente il neofita non servono dei libri così avanzati, e ripeto il consiglio che ha dato Fabio, che è quello che penso anch'io, esattamente ci ritroviamo sulla stessa linea, Emanuele Tosi e Alessandro Rovero. Esistono altri libri ancora più semplici, tipo quelli che ha scritto Valerio Zupo. Vi dico in anteprima che stiamo io, Eric e altri amici, in collaborazione con Stefano Rossi di IAM, stiamo cercando di scrivere un libro sull'acquariofilia marina che possa guidare passo passo il neofita in questo mondo, e stiamo pensando di darlo a costo zero, di metterlo a costo zero sul market di Amazon e di Google Libri. Stiamo cercando di lavorarci. Allora, c'è un'altra domanda. Spesso i neofiti vedono in negozio pesci di cui non conoscono le caratteristiche, le esigenze, le eventuali controindicazioni. In questo caso sarebbe auspicabile, prima di acquistare, di leggere le schede presentate per evitare di fare grandi errori. Sì, Filippo, il problema è che, come ben sai, ci sono alcuni siti che hanno fatto enormi danni. Faccio i nomi, mi ricordo un Mare 2000 che parlava, cioè aveva queste schede dei pesci che erano terribili. In questo l'associazione penso che abbia dato una mano a tanti acquariofili, perché sia c'è un aereo, sia noi, ah, sei tu Maria, sei tu, sono i motorini, hai avvicinato la lavatrice. Allora, dicevo, in ogni tanto levo l'audio. In associazione siamo sempre disponibili a dare un consiglio su animali, siamo reperibili quasi 24 ore su 24, no? Ma devo dire che molto di questo si evita fidelizzando, non solo il negoziante fidelizza il cliente, ma il cliente fidelizza il negoziante. Il rapporto con un negoziante fidato è qualcosa che può aiutare molto. Avere una persona che non cerca semplicemente di fregarti vendendoti un pesciolino in più, ma cerca di consigliarti, dicendoti: ma che pesci hai? Ah no, non sono compatibili. È qualcosa di estremamente prezioso in questo hobby. Ad esempio, vi faccio l'esempio più classico con Francesca. La prima domanda che Francesca mi fece dal ritorno dall'Egitto è se fosse possibile allevare nudibranchi in acquario. Francesca fa su bellissimo. Sia nel Mediterraneo sia nel Mar Rosso, no? Eri stata dove eri stata? A Marsala. Che avevi visto? Fammi sentire. Posto più bello al mondo. No, ho visto di tutto e di più, infatti avevo un paio di domande attinenti, una di queste è effettivamente se c'era la possibilità di allevare i branchi in acquario, perché dalle foto che ho visto, perché non ho esperienza diretta, ne ho visti pochi. Non è un animale che ho visto molto presente. E volevo sapere se e perché. Allora, diciamo che ci sono alcuni animali che in acquario non si allevano facilmente. La maggior parte dei filtratori, depositivori o filtratori attivi, per esempio le gorgonie che non hanno simbiosi con le zooxantelle, molte ascidie, molte stelle di mare, quasi tutte, e quasi tutti i nudibranchi sono animali difficili da allevare. Sono animali difficili da allevare per motivi diversi, ma che alla fine torniamo alla problematica dell'alimentazione. Nel caso dei nudibranchi, i nudibranchi mangiano, tu sai bene, no? Per esempio la flabellina napolitana, che tu incontri spesso nelle tue immersioni, o la vaccarella il gruppo dei nudibranchi del gruppo delle Doris mangiano spugne, idroidi. I nudibranchi in genere mangiano pochi animali, poche specie, sono molto settoriali. Allora, se tu prendi un nudibranco che mangia ad esempio spugne, tu in acquario hai qualche spugna, ma non riesci ad alimentarlo nel lungo periodo. Ovviamente esistono dei nudibranchi che fanno eccezione, perché mangiano qualcosa che noi abbiamo in abbondanza. Filippo l'ha appena scritto, io lì volevo andare a parare, l'Elisa crispata,
è un nudibranco che ha una forma di simbiosi con i cloroplasti delle alghe che mangia. No, non credo, non mi pare siano zooxantelle, mi pare sia proprio con i cloroplasti delle alghe che mangia, che sopravvivono all'interno del mantello per un certo periodo. Comunque è un animale quasi fotosintetico, mi pare che non siano zooxantelle, siano proprio cloroplasti. E in ogni caso mangia alghe, è più facile procurarsi le alghe, è più facile produrre alghe rispetto a una spina o a un idroide. Ci sono alcuni nudibranchi, per esempio, che mangiano dei parassiti che noi abbiamo in acquario, mangiano per esempio dei vermi piatti, e anche quelli abbastanza si possono allevare. Diciamo la cosa più vicina ai nudibranchi che possiamo allevare in acquario abbastanza facilmente è la dolabella, che non è un nudibranco, perché è del gruppo delle aplisie, quindi ha una conchiglia interna, non è priva di conchiglia, e le branchie non sono esterne ma sono interne. È una grossa lumacona. Senza guscio. Come? Senza guscio. È interno il guscio, è una plisia. Sì, È, un... esatto, dico, fuori non si vede, molla. è un animale che somiglia a un nudibranco, bruttarella forte, però è un grosso erbivoro. Si riesce a tenere in acquario, anche se è un animale che si inserisce più per distruggere le alghe che per la sua bellezza, diciamo. Non voglio essere poco diplomatico, voglio essere politically correct con tutte le dolabelle. Non è un campione di bellezza la dolabella, ha il suo fascino per chi piace. Le stelle, per esempio, il problema delle stelle invece è che mangiano spesso patine, quindi è difficile in acquario procurare una sufficiente biomassa per l'alimentazione delle stelle di mare, cosa invece che con i ricci non accade, perché i ricci mangiano anche macroalghe, mangiano il cibo che è avanzato, sono molto più Tutto. eclettici, elastici. La plastica se Sì, il nostro problema quando lavoriamo con i tutto. ricci è che mangiano anche la plastica, quindi se li lascia a digiuno iniziano a grattare le vasche in resina che abbiamo in istituto. Non No, solo, assolutamente. stamattina ho rischiato un cortocircuito perché avevano smangiucchiato il filo di uno schiumatoio e sì, faceva contatto con l'acqua e vedevo, sai, proprio la patina della corrente sulla vasca, staccai immediatamente tutto. Sì, era andato così. Perché si era attaccato al filo e fu così che dovetti anche attaccare tutti i fili perché pur essendo in sospensione il riccio tende a stare tipo anche sulla parete della vasca, quindi non giù e quindi può avere a contatto anche con i fili che sono insomma dello schiumatoio o quant'altro perché io insomma questa una sorta di staffa sopra a tutte queste vasche che mi permette di tenere circa 24 vasche insieme. Quindi devi stare attento a questa cosa. Il riccio è poco selettivo nella sua dieta. Sì, assolutamente. Voglio aggiungere due cose veloci e poi andiamo avanti. Due cose che hanno detto, una Filippo e una Oscar. Allora, quello che ha scritto Filippo è un commento sul Chelino Dura Variants. Non so se Fabio ci può mettere un'immagine del Chelino Dura. È un mangia vermi piatti. Non avevo nominato prima, era l'animale a cui però mi riferivo. È un classico animale che si inserisce proprio per combattere un'infestazione da parte di planarie rosse principalmente, e ne è un predatore. Non so se Fabio riesce a prendere al volo un'immagine da internet. Chelino Dura Variants si chiama. L'altro, lo ha commentato Oscar Brasiello in maniera molto intelligente. È Berghia, genere Berghia. Nel napoletano ce ne sono varie specie, tra cui c'è la verrucicornis, anche se, ecco, questa è la variance, è molto bella. E mangia planare, questa si riesce a tenere se si ha un'infestazione di planare. L'altra è il gruppo delle Berghia. I Berghia fanno parte di un gruppo di nudibranchi che si chiamano Aeolidi e sono dei parassiti di anemoni. E quindi Berghia verrucicornis, non so se si può vedere una foto, è un nudibranco, bruttarello perché è marroncino, che però mangia Ectasie, tra le tante cose. Quindi aiuta nell'acquario a distruggere alcuni animali infestanti come le Ectasie.
Quello può fare l'allarme? Questa volta lo so io. Non so io la domanda. Ok, sarà Gennaro. Ovviamente ci sono le eccezioni e Filippo infatti dice che lui ha una stella, una specie di stella che è capace di sta con lui da più di 10 anni. Ecco, queste sono delle Berdia. Bella. Tra l'altro, una foto di Berdia, ma non la Verrucicornis, un'altra specie, è stata scattata da Guido Villani, che è un tecnologo di Pozzuoli, del CNR, gruppo Angelo Fontana, e c'è un mega poster in istituto da noi alla SZN. Lui è un grandissimo fotografo subacqueo. Vi consiglio di andarvelo a guardare. Guido Villani, cercatelo su Facebook, è un eccellente fotografo subacqueo e ha vinto tantissimi premi. Andiamo avanti. Con Francesca in passato abbiamo parlato di un'altra cosa, meduse. Maria? Anche? No, sono comunque animali che attraggono lo sguardo, sono interessanti da tantissimi punti di vista, e anche sono animali che effettivamente non ho mai visto, o comunque non, considerando che non sono nell'ambito. Non si vedono tanti acquari. C'è qualcosa. Maria, hai mai avuto a che fare con meduse in acquario? Ci puoi raccontare? Sì, non mi ricordo il nome scientifico, erano le quadrifoglio. Gli davo praticamente... Esatto, le origa, bravo. Le tenevo in una vasca che costa su Amazon 199 euro, che già è predisposta per l'allevamento delle meduse. È graziosa perché è una vasca rotonda, che fa appunto un movimento circolare. E se le alimentavo con rotiferi principalmente, ed è divertente perché praticamente tu vedevi proprio che si muovono e cacciano praticamente la preda e la digeriscono, e sono molto molto di scena. E sono vasche particolari, però no, torniamo all'idea che vogliono vasche particolari, sì, non amano il movimento, non perché possono essere frullate, non amano sbalzo di valori. Sono vasche molto piccole, per cui bisogna stare attenti agli sbalzi di salinità di solito, perché sono molto molto delicate, anche perché la medusa può andare in shock osmotico, e quindi bisogna, diciamo, prestare una determinata attenzione. Quindi però ancora una volta vasche delicate. Bisogna vasca delicata, assolutamente sì. Esatto, sono animali che mangiano cibo. Si nutrono anche in parte di fitoplancton, ma il fitoplancton serve come fitodepurazione, non tanto come alimentazione prettamente per la medusa. Quindi uno fa grosso allevamento di zooplancton con fitoplancton in maniera tale che le meduse anche per un paio di giorni riescono a resistere, perché c'è particolato in sospensione e loro cacciano. Ok. Però sono delicate, quindi possono convivere con altre specie? Che specie? No. Di solito si mettono le lumache, semplicemente perché le lumache puliscono dal detrito, ma altre specie assolutamente no. Pesci impossibile. Anche perché si utilizzano delle vasche circolari che derivano da un progetto degli anni 70 che si chiama Plankton Crazen, e sono delle vasche che hanno un movimento tondo, rotatorio, rotatorio, e sono molto particolari. Diciamo è un po' quello che facciamo noi con i gamberetti quando sono in fase larvale, che cerchiamo di creare questo movimento circolare che non li fa sedimentare, non li fa andare giù. Più o meno è la stessa cosa, ma invece di essere un movimento così, è proprio circolare. Si chiamano Plankton Crazy, l'ho detto gli anni 70 di un tedesco, però non ricordo. Ovviamente... domanda che faccio io a Gennaro: se oggi Francesca o Luisa dovessero iniziare un acquario dolce, cosa gli consiglieresti? Allora, sicuramente consiglierei anche una vasca non troppo impegnativa, soprattutto che chi si approccia al sentito, se è un forte rischio. No. Sentite? Sì. Okay. Sì, sì. Per esempio, di approcciare con magari una vasca di comunità mediamente piantumata, che
diciamo, a livello di gestione è anche abbastanza semplice. Quindi magari Tipo, ci può Fabio far vedere qualche vasca? Puoi prendere qualche vasca online così Gennaro ce la può descrivere? Nel frattempo che chiacchieriamo, in modo tale che diciamo, faccio non vedere. troppo, sì, direi di non soprattutto a chi inizia, anche di non iniziare con vasche molto piccole, perché vale lo stesso concetto dell'acquariofilia marina, perché in vasche molto piccole gli sbalzi di valore possono essere di qualsiasi valore come Ecco, temperatura. hai toccato un argomento delicatissimo per Luis Pasparano, che Molto sono... caro, sì. Vai, Luisa, fai la domanda, lo so che lo vuoi fare. Sì, infatti sì, no, io sempre durante la mia esperienza con i miei fantastici acquari dovevo ovviamente mantenere, da premettere che erano 24 acquari da 50 litri, quindi 45, non proprio grandissimi, quindi avevo delle condizioni da mantenere abbastanza stringenti. E la domanda che mi facevo, nel momento in cui io insomma, faccio un acquario, le condizioni sono più o meno stringenti? Vabbè, più o meno stavi già un po' rispondendo tu, cioè più è grande l'acquario, magari più mi è facile mantenere queste condizioni entro dei limiti. E soprattutto nel momento, cioè, come faccio proprio praticamente a mantenere insomma, queste condizioni? Se poi anche le condizioni dell'acquario cioè, devono essere mantenute in base alle stesse. Sì, giustamente, lo dicevi tu in base alle specie, sicuramente. Una cosa che ho visto, che ho fatto anche io come errore, sicuramente è stato mettere lebbistes e caracidi, ma nessuno mi aveva mai detto che, non andava, che era sconsigliato metterli insieme, perché lebbistes amano un'acqua leggermente basica, 7,2, 7,3, non gli dà un problema, mentre invece i caracidi un'acqua tendenzialmente acida, quindi già questa già si deve partire da fare questo, facendo questo distinguo. Cosa voglio allevare prima di tutto? Quindi posso mettere una serie di animali che possono vivere in determinate condizioni di pH, quelle che voglio io poi mantenere. Quindi già questo è una domanda da porsi anche quando si va a fare un acquario di comunità. Sì, perché comunque cioè io dovevo lavorare con una specie e veramente, cioè, capito, sai, mi dovevo basare solo, cioè dovevo curare solo quella specie ed è stato per me insomma, un po' disastroso. Cioè immagino quando tu hai più specie, quindi magari ti conviene scegliere delle specie che hanno più o meno Sì. di range, insomma, Sì, vitale. sono dei range, sicuramente non ci sono specie di pesci che vivono, che ne so, solo a pH 6,6, come diventa 6,7 o 6,5 muore, no, questo No, no, no. questo no, sì. Sempre, sì, un ampio range, più o meno 0,5 punti di pH per un animale, quindi per il benessere dell'animale, quindi Certo è che di principio non puoi mettere una specie che vive con un pH più acido rispetto a uno con un pH più basico, questo è. No, esattamente, proprio specie che vivono a pH basico è meglio non mettere, perché una cosa è una specie che vive a pH 6,4 e un'altra che vive a pH 6,8, quindi stai comunque in ambito in un ambiente acido, mentre invece poi passi ad un ambiente basico e cambia proprio tutta la biochimica, anche che a livello microbiologico nell'acquario. Sì. Ti dico, vasche di medie dimensioni per iniziare di acquariofilia dolce, che non è molto impegnativo, è intorno ai 50-60 litri, diciamo. Sì, non hai grossi sbalzi, diciamo, pigliandotene cura anche ogni 15 giorni riesci a non avere grossi sbalzi di valori, però non ti impegna molto, per esempio, dal punto di vista dei cambi d'acqua. Per esempio, un cambio d'acqua in 50 litri, anche del 20%, sono 10 litri, è bello,
è facile da fare come manutenzione, quindi a chi si sta approcciando consiglio più una vasca di queste dimensioni e neanche e non un cubetto di 20 o di 30 litri, dove là è facile, anche pesando del sale per riequilibrare l'acqua d'osmosi, è facile fare un errore e cambiare di tanto i valori in acqua dell'acquario. Solo una cosa, ma nel video che ha appena fatto girare Fabio alla nostra destra, ma quelli sono carinotetradon? Domanda. Non li ho visti. Che sono uno spettacolo della natura, sono tra gli animali più spettacolari e belli dell'acquariofilia dolce, sono dei micro pesce palla di acqua dolce e sono qualcosa secondo me di spettacolare, perché sono unici come caratteristiche, come comportamento e quant'altro. Sì, era il mio primo acquario, dice Fabio, quindi avevo visto. ok. Per quanto riguarda, scusatemi, questa cosa di parametri da mantenere, cioè per quanto riguarda queste condizioni, insomma, così come ha spiegato insomma Gennaro, che valgono per un acquario di acqua dolce, se io invece mi volessi approcciare un acquario di acqua marino, più o meno valgono le stesse regole? Ci sono regole diverse? Allora, diciamo che l'acquario marino in genere sono di due tipi. L'acquario marino mediterraneo e l'acquario marino tropicale. Difficilmente nelle nostre parti trovi altre tipologie di acquario. Poi all'interno di questi due tipi, che si differenziano principalmente per, diciamo, temperatura, con i dovuti con le dovute eccezioni, ma soprattutto salinità, noi ci occupiamo di quello tropicale per vari motivi. Il primo motivo, al di là della bellezza, che secondo me è relativo, perché il Mediterraneo è ricchissimo di colori, ascidie, spugne, qualche corallo, gorgonie. Il problema del Mediterraneo è mantenere i parametri di temperatura, principalmente. Non tanto gli inquinanti, perché gli animali sono animali molto più dinamici, su nitrato, fosfato, quant'altro. Il problema del Mediterraneo è mantenere la temperatura. Se volessi io allevare gorgonie, corallo rosso o animali di profondità, quindi coralligeno, quello che si chiama coralligeno, devo mantenere la temperatura al di sotto dei 18-20 gradi. Esatto. Nel momento in cui io, in una estate napoletana con 40 gradi, devo mantenere a 18 gradi l'acquario, succedono due cose. La prima è che divorzio. Perché il refrigeratore, che ho pagato già di suo 500-600 euro, perché deve essere molto grosso e molto potente, gira tutto il giorno, fa rumore, consuma un sacco di soldi. Poi le vasche, per esempio, se utilizzi una normale vasca nel Mediterraneo, per fare un Mediterraneo, la prima cosa si fa con dentro. La vasca sta a 20 gradi, fuori ce ne sono 40, di acqua a terra, assicuro. Quindi si utilizzano delle vasche ancora più particolari, che sono delle vasche che hanno uno strato d'aria tra due lastre. Insomma, è un po' ancora territoriale. Nel tropicale, invece, d'estate sta a 27 gradi, che è più, molto più umano. Inoltre, non devi alimentare allo stesso modo gli animali, è un po' più semplice sotto certi aspetti. Diciamo che, fatta questa eccezione, se tu decidi di fare un acquario tropicale marino con coralli, che potresti anche decidere di fare solo pesci, ma diciamo che lo vuoi fare con coralli, più o meno i parametri che devi mantenere sono quelli, quindi una densità a 25 gradi di 1025 più o meno, una forte illuminazione, perché i coralli tropicali vogliono, sono in simbiosi con i dinoflagellati. In base agli animali che puoi allevare, puoi avere un nitrato 20, puoi avere un nitrato 5, puoi avere un nitrato 1, e sul nitrato 1 non voglio scatenare le ire di Rocco e di Oscar, che dicono, cioè stanno testando l'aggiunta di nitrato per le vasche, non entro nel dettaglio, però diciamo che ci sono dei valori da dover mantenere in base agli animali da allevare, che sono, possono essere più stringenti o meno stringenti, però diciamo che in media noi ci siamo attestati a dei valori standard.
in realtà non è, è sbagliato, perché animali del Mar Rosso vivono una sanità molto più elevata che animali che vengono per esempio dalle Hawaii, che sono più o meno due. Infatti se si preleva l'acqua di mare nel Mediterraneo ha una sanità del 40% e non del 35% come quello tropicale. 38, 40, 42, esatto. Però vi dico, il Mar Rosso è più salato in realtà. Arriva a 45. Quindi in realtà è che noi, la grande distribuzione, lavora su una, su vasche, su parametri abbastanza meno salati rispetto all'acqua di mare. Persona, la domanda, non so chi di voi prima mi raccontava dell'utilizzo di acqua di mare, Francesca, tu forse? Francesca. Voleva usare acqua di mare per fare il nostro acquario in laboratorio. Considerando che ho la possibilità, insomma, di avere accesso a... Spiega perché. I rubinetti dell'acqua... Nel nostro laboratorio, sì, insomma, attingono direttamente con una pompa all'acqua di mare, perché ne abbiamo un laboratorio a mare, essenzialmente. Abbiamo questo laboratorio a Ischia, sul, proprio sul porto di Ischia, e abbiamo una pompa di grossa, grossa dimensione e una vasca, una mega vasca di accumulo da 60-70 mila litri e di sedimentazione. E quindi noi abbiamo i rubinetti che apri e esce acqua di mare. Ed è comodissimo. Mirko, spedisci acqua. È comodissimo. Spedisci acqua. E quindi si può fare. Io vi dico la verità, il problema più grosso io credo sia un problema di inquinamento da metallo pesante. Perché comunque nel porto di Napoli, nel golfo di Napoli c'è un po' di metalli pesanti. Sì, diciamo che è il lavoro di Luisa. Io che vado spesso a Marina di Camerota, un pochino di acqua la prendo, la diluisco, la correggo, calcio e magnesio e carbonati, e vi dico la verità, io la uso senza particolari problemi. È però un rischio. È un rischio che io più o meno do per scontato, però tenete conto che tutti i metalli di transizione possono essere pericolosi per i coralli. Ciò significa che se quel giorno è passato da là il signor Gennaro Riccio e ci ha scaricato un camion di vanadio nell'area e tu sei passato poco dopo a prendere l'acqua, hai ucciso tutta la vasca. Cosa che teoricamente con il sale di una ditta rinomata non dovrebbe accadere. Questo è, ovviamente, il rischio di prendere metalli pesanti se vai a prendere l'acqua sul pontile di Bagnoli o se lo vai a prendere a Marina di Camerota è diverso. Assolutamente. Quindi è un rischio. Anche i sali ci possono essere degli errori nella produzione del lotto. Bisogna fare pari e dispari e decidere. Teoricamente, comunque, si diluisce circa ogni 10 litri un litro di acqua dolce, più o meno. E diciamo che si riesce a utilizzarla tranquillamente. Sì, quindi tu pensa che la salinità delle volte, cioè io mo prendevo l'acqua, lo sai, no? Da me, insomma, lì, e a volte la salinità che doveva essere insomma al massimo 38 diventava pure 42. Non ti ho capito, Mirko. Diciamo dove prendi l'acqua per gli esperimenti. Allora, per chi è di Napoli, avete presente via Caracciolo? C'è la rotonda Diaz, dove c'è la villa comunale. Un po' più avanti c'è la stazione zoologica. A sinistra c'è la stazione zoologica, a destra ci sono gli scogli e il mare. Pochi metri a mare abbiamo le stazioni di pompaggio. Quindi praticamente acqua di via Caracciolo, praticamente. Però, oh ragazzi, poco più avanti ci sono gli impianti di allevamento di cozze a uso alimentare. È zona C, quindi da spurgare. Però sono a uso alimentare. No, però la cosa che dicevi tu del pericolo di avere delle condizioni di salinità, a parte gli inquinanti che ci sono, per quel che riguarda insomma, la salinità, a me mi è capitato alcuni giorni, quindi non sempre tutti i giorni poi c'è questa cosa, dove c'è una salinità molto alta. Quindi c'è cioè, avessi un rischio alto. Allora, però la salinità te la guardi, se è alta. No, me la guardo, però la cosa che dicevi tu, se puoi andare incontro a tantissimi problemi. Sì. È un rischio, usare l'acqua di mare naturale, soprattutto in prossimità di grandi città, è un rischio, è inutile negarselo. No. Sì,
tendenzialmente di usare insomma dell'acqua con un po' di sali Sì. comprati. Sì, usare dei sali. Per chi inizia, il consiglio è questo. Al di là di come uno gestisce l'acquario, il cambio d'acqua settimanale, che io non faccio, però che io consiglio di fare, serve ad una cosa. Nel caso in cui c'è un errore di gestione, c'è un metallo pesante in eccesso, c'è qualcosa che sta danneggiando gli animali, il cambio d'acqua diluisce il problema e quindi parzialmente lo elimina. E la cosa che noi diciamo sempre in associazione è questa: quando non sai più che fare, cambia acqua. Perché ti permette di diluire una problematica che non riesci a individuare. È vero, perché io, insomma, durante la mia esperienza è stata una delle soluzioni spesso e volentieri. Eh sì, anche nel tuo caso. Ma anche noi ne abbiamo fatto Una tante. domanda, Mirko. Sì, una domanda di Filippo. Allora, Filippo è un po' rompicoglioni, è Vabbè. professore, però lui è così, è fatto, noi lo sopportiamo, è ancora una questione di anzianità. Allora, secondo me il rischio del prelievo di acqua di mare è di portare organismi dannosi in vasca. Per i valori si può anche usare una striscetta per un controllo preventivo. Non lo so, non me lo sono mai posto, nel senso che non mi viene in mente animali che possano essere così dannosi in un'acqua prelevata a mare, forse qualche virus, forse qualche batterio, però è lo stesso rischio nel prendere un corallo, lo stesso rischio che non essere sboccato, Filippo, io leggo i commenti, non essere sboccato. È lo stesso rischio, secondo me c'è il rischio anche prendendo un corallo da un amico, da un negozio. Poi rischi comunque di portarti qualcosa appresso. Non te lo so dire, non ho mai fatto un'analisi approfondita. Io a maniera di capirlo te la prendo l'acqua e la uso. E quindi niente. E lo so, allora ecco, grazie Fab, stavo chiedendo questo. Allora, guarda, per quanto riguarda le alghe, molte di queste alle temperature dell'acquario tropicale non è che ci campano proprio benissimo, forse qualche caulerpa, batteri sicuramente, virus sicuramente, però a me fa molta più paura prendere per esempio una bella roccia ben popolata da un amico, perché rischi secondo me anche lì tantissimo di portare alghe e quant'altro. Tempo addietro, sì, anche io la penso un po' come Angelo Turco. Tempo addietro c'era un negoziante di pianura che poi si spostò al Vomero che faceva utilizzo di acqua di mare e lui la ozonizzava, cioè lui prima di metterla in acquario come cambio la metteva in una grande vasca dove ozonizzava e schiumava tutto. E non so se questa cosa è positiva o negativa, perché un po' poi vai a eliminare il vantaggio di avere il plankton, il batterioplankton e Vabbè, la quant'altro. stessa cosa di usare una lampada UV. Stesso principio. Sì, la lampada UV in mare, in acqua di mare, io non mi piace tantissimo. No, nemmeno a me. Ti dico perché c'è un ricercatore dell'Università di Palermo che si chiama Parrino, che è molto in gamba, ha fatto un sacco di ricerche sulla. Lo Lo conosci? conosco. Certo, di Palermo. Di Palermo, sì, è molto in E io gamba e ha pure. fatto un sacco di ricerche sull'utilizzo degli UV e anche dell'ozono e ha visto che durante sia l'ozonizzazione sia le UV si possono creare dei complessi, per esempio, mi pare col bromo, alcuni alogenuri possono avere dei problemi in acqua di mare. Io utilizzo l'UV quando è necessaria, ecco, non così come l'ozono. Se sono necessario li utilizzerei, altrimenti reputo la chimica dell'acqua di mare molto complessa e si possono sempre creare delle cose che non si riesce bene a tracciare. Già l'acqua d'acqua dolce, ne l'ho accennato Gennaro, basta passare la soglia dei 7,2. 7-1, 7-2 da un lato e dall'altro succedono una serie di cose. No, Gennaro? Sì, ad esempio basta pensare che
tutto l'ammonio presente diventa ammoniaca. Il ferro. Il ferro poi cambia il numero di ossidazione. Ci sono tantissimi parametri che cambiano al variare di questi di un solo parametro. Poi c'è tutta una serie di reazioni che avvengono in vasca che poi li possono portare sconvolgimenti agli animali. Come? No, ho detto per via dei composti che si formano. Sì, non riesce a tracciare bene il tutto, quindi Nonostante sia acquario di acqua dolce, uno pensa semplice, comunque c'è tutta la chimica dell'acqua perciò complessa ti dietro. chiedevo la questione prima dei parametri da mantenere, perché io ho avuto, insomma, era pure un acquario, insomma, con dei ricci e dovevo mantenere dei parametri per forza, cioè per ovvie ragioni, perché dovevo poi essere sicura che gli effetti che avevo non erano dovuti al fatto che io non avevo saputo gestire l'acquario. Quindi, insomma, tutta questa situazione mi chiedevo nel momento in cui io ho un acquario se ho questa responsabilità, nel senso se devo stare attenta a queste cose, ovviamente sì. Un'altra domanda che volevo fare, che avete anche un po' accennato, che a me pure interessa, è la questione batteri. Cioè, nel momento in cui faccio un acquario, devo aggiungere dei batteri? Quali batteri aggiungere? Perché? Vai Maria. Vado io? Sì, dai. Oramai Vabbè, tutti i batteri sono la i base. I batteri sono la base, se non ci sono batteri non c'è vita. Esistono due tipi di batteri nel marino, autotrofi ed eterotrofi. C'è ad esempio coralla in zucca che spinge nella proliferazione batterica. Scusate, è arrivato un amico. Dove sono altri? Partecipare. Il cane ha fatto il pazzo. Dicevo, esistono due tipi di batteri, autotrofi ed eterotrofi, nell'acquario marino. Ci sono anche aziende come la Coralla Inzucht che spingono alla proliferazione batterica. Aspetta, Ormai con le nuove tecniche siamo arrivati al punto che. devi spiegare che cosa è la proliferazione batterica. Non la puoi dare per scontata stasera. Ok, allora la proliferazione batterica è praticamente il spingere il corallo a riprodursi. Quindi, tramite fonti di carbonio, noi andiamo a inoculare una vasca con dei batteri, forniamo fonti di carbonio che sono praticamente il mangiare del batterio, per cui il batterio scompone una serie di cose che ci sono in acqua, muore e viene schiumato dallo schiumatoio, No, non che muore. porta, Sono d'accordo, non muore. Non muore. Lo schiumiamo vivo, non muore. Vabbè, ho semplificato. Comunque, ci sono determinati protocolli come il protocollo Zeovit che per abbassare gli inquinanti usano appunto la proliferazione batterica. Ormai diciamo che è molto, molto più facile avviare una vasca con dei buoni batteri e delle rocce morte piuttosto che trovare delle rocce vive che ti costano anche molto di più. E anche il discorso litro. Rocce litro, quindi quantità di rocce per litro, ormai non sussiste perché ci sono dei batteri che sono molto molto potenti che vanno a colonizzare le rocce. Mirko Devi fare un ride. passo indietro, non puoi dare per scontato il rapporto roccia-litro, non puoi dare per scontato la presenza delle rocce. Spiego. Spiego allora. Negli acquari marini, le rocce che vanno a formare la rocciata, queste rocce sono rocce di origine organica. Sono ex coralli morti che si sono stratificati, quindi sono rocce estremamente porose. Vengono considerate anche dalla legge internazionale come degli organismi viventi a tutti gli effetti. Sono regolamentati dalla regolamentazione CITES, quindi sono le rocce vive che arrivano dai tropici sotto controllo di importazione ed esportazione. Sono ricche di batteri di vario genere che si stratificano dall'esterno verso l'interno delle rocce. Quindi da batteri completamente aerobi a batteri anaerobi e fanno cose diverse. La storia dell'acquariofilia si basa sull'utilizzo di queste rocce. Si va ad utilizzare un metodo che si chiama metodo berlinese, che prevede queste rocce come centro nucleo pulsante di filtrazione. Ecco. Questo concetto è stato poi superato negli ultimi anni. Tenete conto che negli ultimi 10-15 anni l'acquariofilia marina è stata totalmente rivoluzionata dalla tecnologia.
la presenza di metodi di proliferazione batterica, cioè utilizzare i batteri e gli sciumatoi per abbattere gli inquinanti, ha reso le rocce abbastanza superflue. Dove per superflue si intende che si può ridurre l'utilizzo di queste rocce o sostituirle anche con rocce sintetiche. Questa è l'idea. Quindi, se uno vuole fare un acquario marino oggi, può utilizzare rocce sintetiche o rocce vive e una serie di protocolli già belli e fatti e pronti che sono alla portata anche del neofita. Che dice Filippo? Vi ho detto, Filippo è attenzione che deve cosa molto specifica della proliferazione. Ovvero alternare condizioni di anossia con specifiche. Si presuppone che il lavoro di questo modo venga principalmente svolto da batteri fosfoaccumulatori. Mi sento di dire che non è vero. Questa cosa è stata portata nel protocollo Zeoit. E Filippo, sei fortunato che non c'è Franco Napoli, Francesco Gallifuoco in linea, perché si sarebbe aperta una polemica. Perché inizialmente il metodo Zeoit non prevedeva questa cosa che dicevi tu, poi è stata aggiunta successivamente e devo dire la verità, lo ripeto ogni volta, Francesco Gallifuoco è stato uno dei primi a discutere dei PAO. Che cosa succede? Si utilizzano dei supporti batterici, lo spiego per i neofiti, si fa passare per 6 ore l'acqua. Il flusso d'acqua in questi supporti batterici e per 6 ore invece si tengono fermi. L'alternanza di acqua ricca di ossigeno e povera di ossigeno fa sì che alcuni batteri che sono in queste pietre accumulino il fosfato e poi sfumandoli lo tiri fuori. Aggiungo, Zupo nel 1999 ha sviluppato per una società che in realtà fa anche acquariofilia, ma fa soprattutto cani e gatti, un filtro a parete. Questo filtro a parete prevedeva un'area post aerobica dove si miscelava l'acqua proveniente direttamente dall'acquario con l'acqua proveniente dai cannolicchi, per intenderci. E in questo modo, in quell'area accadeva la stessa cosa, si creavano dei batteri fosfoaccumulatori che utilizzavano acqua anaerobia, acqua priva di ossigeno e ricca di ossigeno per fare questo gioco di fosfoaccumulazione. Emisoccio. Allora, metodo Zeovit, ha problemi con i ciano e alghe sulla sabbia. Non so chi usa KZ, ho preso dei loro prodotti per togliere fosfati, nitrati e coloranti irregolari. Chi usa e conosce un po' questi prodotti? Allora, io credo che ci sia un errore di forma nella domanda che hai fatto. No, Fabio, se me la puoi lasciare in sovraimpressione, per favore, perché voglio sottolineare dov'è l'errore. Stai seguendo il metodo Zeovit perché hai dei problemi con i ciano? No. Nel senso che il metodo Zeovit non serve ad eliminare i cianobatteri. Anzi. L'aggiunta di fonti di carbonio può stimolare la proliferazione dei cianobatteri. Il metodo Zeovit, come tutti i metodi a proliferazione batterica, servono a eliminare, a ridurre le concentrazioni di nitrato e fosfato in acquario e quindi a colorare perché un'alta concentrazione di nitrato e di fosfato tende a scurire i coralli, dove per coralli intendiamo soprattutto acropore, montipore, seriatopore, quindi quei coralli a polipo piccolo. Un eccesso di fonti di carbonio, che sono, abbiamo detto, il cibo di questa proliferazione batterica, sono cibo anche per i cianobatteri. Quindi un eccesso stimola la proliferazione di cianobatteri. I cianobatteri vengono prodotti in acquario per una serie di motivi, lo ripeto ogni volta, vorrei che fosse chiaro, nitrato zero e fosfato alto stimola i cianobatteri. Ma non è l'unico caso perché ce ne sono tantissimi di cianobatteri. Dove c'è detrito, sostanza organica in decomposizione, dove ci sono dei coralli che stanno morendo, dove c'è cibo in eccesso che non viene lavorato dallo sfumatoio, Anche dove. semplice innalzamento della temperatura. Sì. Assolutamente, la temperatura è importantissima. Dove c'è un eccesso di vanadio o di ferro, perché la nitrogenasi dei cianobatteri è vanadio dipendente o ferro dipendente,
In tutti questi casi si possono produrre cianobatteri. In linea di massima, vogliamo essere un po' più sofisticati, sono cianobatteri filamentosi. Però, Emi, bisognerebbe un attimo discutere a quattro occhi, guardare la tua vasca. Ti consiglio di postare per bene sul gruppo le problematiche relative al tuo, acquario e affrontarlo insieme. Perché bisogna capire che attrezzature hai, cosa allevi e come stai affrontando la problematica. E bisogna seguirti un attimino nelle dinamiche, perché una cosa importante per tutti i neofiti, in acquariofilia dolce e in acquariofilia marina, spesso si può raggiungere un buon risultato in più modi. Esatto. L'importante è utilizzarne uno, non tutti insieme. Io posso allevare acropore con un metodo o con un altro, con successo, ma se li uso insieme faccio i guai. Quindi è importante avere le idee chiare su cosa si vuole fare e questo passa attraverso leggere, affidarsi a negozianti competenti e affidarsi, se vi va, all'aiuto di un'associazione. Ne esistono tante. Noi siamo una delle tante, esiste un'associazione molto valida, per esempio in Veneto, che è Goccia Blu Veneto, ma esiste un'associazione storica a Firenze, esiste varie associazioni nelle Puglie, ci sono negozianti bravi, Gloria Maris era uno di quelli che io stimo di più, è una persona assolutamente valida, in Toscana c'è Gabriele Vanni, che è una persona squisita. C'è Geomarin, che è assolutamente una persona fantastica in Toscana, oltre ovviamente a dei mostri sacri che sono lato mare, tipo Seabox, insomma. Ci sono negozianti bravi, ci sono associazioni, ci sono tantissime informazioni, bisogna saperle scegliere. Filippo, Fabio, ci fai vedere di nuovo il commento di Filippo, l'ultimo? Ok, è quello che più o meno dicevo io. Gli amminoacidi KZ, ma io direi che non solo gli amminoacidi, ma anche la fonte di carbonio della KZ, possono causare cianobatteri. Sì, vabbè, gli amminoacidi KZ però sono fantastici, cioè non me li toccare, sono un prodotto fantastico a mio parere. Sicuramente, Filippo, dobbiamo far postare a Emisocio la problematica e l'affrontiamo insieme pian piano, in modo tale che vediamo tutti gli aspetti, attrezzature e quant'altro. Voglio fare un appunto a Luisa, a Francesca e a tutti quelli che ci seguono. L'acquariofilia marina non è oggi né difficile né estremamente dispendiosa. Non più di altri hobby. Per esempio Francesca fa subacquea. Io credo, Francesca, che la tua muta, tu che c'hai adesso, una semistagna o una stagna, no? Ho una stagna, un umido. Penso ti sia costata. Più o meno quanto costa una stagna? Tanto, tanto. Andiamo sopra i 600, Ok, quindi almeno. molti hobby sono costosi. Tu sei, ve lo dico, chi di voi può essere interessato a spada o fioretto? Francesca, mi pare sia una maestra di fioretto, mi pare, no? Cosa insegni, fioretto tu? No, non si Spada. dice a una spadista di che. Allora, lei ma è una maestra di spada, una maestra di scherma. Le vostre spade sono abbastanza Costano. costose, no? Allora, L'attrezzatura in generale è costosa. come tutti gli hobby, dipende che cosa si vuole fare. È possibile iniziare l'acquariofilia marina con una spesa tutto sommato contenuta, sia utilizzando l'usato, il mercato dell'usato, sia approcciando in un modo più soft, cercando di allevare gli animali più semplici che hanno meno richieste. Non è assolutamente difficile oggigiorno fare acquariofilia marina, è alla portata di tutti. Da oggi noi cercheremo di accaparrarci il pubblico anche femminile. Cercheremo, questa non mi dire che è la tua vasca, Fabio. Che stiamo guardando? Che cos'è? Ah, vabbè, è una vasca. Sì, ok. Questa è una vasca semplicissima da gestire, una vasca abbastanza alla portata di tutti, non so se è il nanoleaf proprio di Fabio o meno, però si può fare.
Addirittura oggi noi dicevamo non fate vasche piccole. È anche vero che una vasca da 90 litri, che è una 45x45, può essere una prima vasca, può essere un primo acquario da gestire facilmente. Noi ne abbiamo fatto fare uno a Donato. Anche vasche piccole con un certo aiuto, con certe attenzioni si possono fare e le spese sono veramente contenute oggigiorno per essere un hobby così comunque complesso. Dobbiamo capire come associazione, ma io invito tutta l'acquariofilia a farsi delle domande sul perché non ci sono donne. Il grandissimo mercato delle donne è assente nell'acquariofilia e noi faremo di tutto per nel nostro piccolo muoverci in questo senso. Io con Francesca allestiremo sicuramente la vasca in laboratorio insieme. Istituto. In istituto la faremo sicuramente e vi ricordo che l'Istituto della Sapienza Logica di Napoli sta per aprire di nuovo l'acquario di Napoli. Con l'associazione sicuramente ci andremo. Apriremo anche a parenti e a familiari la visita all'acquario di Napoli. Con la mamma di Luisa Albarano invece ci siamo messi d'accordo che faremo una vasca a casa, giusto? Durante la chiacchierata ultimamente tua mamma mi diceva che era assolutamente ben disposta ad allestire a casa un acquario. Sì, qualora me ne occupassi io e non la coinvolgessi in nessuna faccenda di pulizia. Allora, quello è sempre così, è sempre così. La tua capa, quella piccolina, cioè mia moglie, il suo ruolo nell'acquariofilia insieme è criticare il mio ruolo e quindi i vetri sono sporchi. Le pareti e staccarti le cose dalle pareti, fare Oltre a guardi. rompermi le talee, vabbè, mi ha rotto una gropora, lasciamo perdere, c'è stata una tragedia in famiglia. Il suo ruolo è criticarmi, vetro sporco, l'animale mi sembra un po' più scuro, che cosa gli hai fatto oggi? Però veramente ha sviluppato un occhio per le Scrematura puzza. agrovole, lo schiamatore puzza, ha sviluppato un occhio per le agrovole, devo dire notevole, perché è un'attenta osservatrice. No, ragazzi, allora, io voglio ribadire il ruolo dell'associazione in queste dinamiche. L'associazione non è sostitutiva ai negozianti e la nostra associazione, essendo totalmente acommerciale, non si può vendere, non si può comprare, non si fanno sconti, non si fanno cose, è un'associazione che ha come ruolo unicamente quello di aiutare il neofita o l'avanzato a raggiungere dei successi, ma soprattutto di accompagnare anche nei momenti difficili. Gli acquariofili vengono in tutti gli hobby, soprattutto in questo, vengono dei momenti in cui ti viene voglia di smontare, dei momenti in cui ti viene un po' il magone e vuoi smettere. E È come? fisiologico ogni hobby. Sì, è un po' come il nostro lavoro, no? Ogni Ah, tanto vabbè, vorremmo quello lasciarlo e andare a vendere carciofi agli angoli delle strade. Qui oggi anche siamo un po' io, Luisa. No, la cosa bella diciamo. è che siamo quattro di noi che lavoriamo insieme perché anche Gennaro lavora con noi adesso. E tutti e quattro penso abbiamo avuto voglia di lanciarci nel business dei carciofi per strada. Il 90% del Ho anche tempo, poi. pensato di andare a vendere il cocco. Ok, anche il cocco, sì, assolutamente. E in acquariofilia succede più o meno la stessa cosa. Ci sono dei momenti in cui ti viene voglia di smettere, ti senti abbandonato. Avere una comunità all'interno della quale puoi confrontarti, puoi litigarci anche, puoi chiedere un consiglio, sicuramente può essere un aiuto e non è una sostituzione dei negozi. Chi la vede così sbaglia, le associazioni che cercano di fare commerciale, a parere mio, di tutti i soci fondatori, perché quando abbiamo scritto lo statuto eravamo tutti d'accordo, sbagliano. Quindi vorrei sottolineare per l'ennesima volta questa cosa che noi siamo qualcosa di diverso, qualcosa che noi ci avviciniamo molto di più ad un forum primo tipo quando non c'erano ancora le pubblicità o ad un gruppo di discussione, piuttosto. Vorrei dire anche un'altra cosa, che anche molti appassionati di noi che facciamo parte di questo gruppo, nessuno di noi si è fatto sponsorizzare per vasche. L'ha presa proprio come una questione, come dire, etica per questo hobby, far parte anche di questa associazione.
No, Non quindi. solo, io apprezzo tantissimo anche gli operatori commerciali che sono in associazione, che hanno Esattamente, anche sempre questi. avuto veramente l'intelligenza di approcciare l'associazione come giusto che sia, come degli appassionati. Mi ha fatto molto piacere la partecipazione di Rosario, la partecipazione di Eric, di Marco, di Rosario Esposito, che mi pare siano stati tutto tranne che di Maria, di Snorif. Mi manca il nome del caro amico dell'altra volta. No. No, scusami. Come si chiama? Mannaccia la morte. Davide Mascazzini. Davide Mascalzino, conosco da 15 anni. Sono persone che mi pare tutto abbiano fatto tranne che promuovere i propri prodotti, ma hanno dimostrato che si può Hanno parlato e della si loro deve passione. parlare di passione anche se si è degli operatori commerciali. È una questione di rispetto e mi pare che loro abbiano dato il massimo sotto questo aspetto. Vi premetto che stiamo organizzando per le prossime volte, e poi chiudo perché siamo a un'ora e mezza di diretta. Sicuramente un incontro sui Discus, perché non ne parliamo spesso, perché le persone che facevano Discus in associazione, Tony e Marco Mazzarella, si sono un po' defilate per questioni di vita, come è normale che sia, questione hobby. Ho parlato con Cristian Pedone, mi ha dato la sua disponibilità a partecipare a un webinar sui Discus. Cristian Pedone organizzava un grande evento fiera ad Aversa, no, Gennaro? Pure tu hai partecipato. Sì, a tutte e tre le edizioni partecipammo, a due anche come A associazione due abbiamo anche come partecipato. associazioni. E poi voglio cercare di invitare Valerio Zupo a parlare in diretta, appena fatto uscire il suo ultimo libro sull'acquariofilia marina, ed è il nostro capo, mio e di Francesca, oltre che un grande esperto di acquariofilia, ha scritto la storia dell'acquariofilia mediterranea, soprattutto in IAM. Voglio vedere se riesco a reclutare anche Stefano Rossi, che era l'ultimo presidente di IAM. E vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa in merito. Ok? Ok. Grazie a tutti, grazie per la Grazie a te, ciao. partecipazione, grazie della chiacchierata. Emi Socio, aspetto il tuo post su Goccia Blu. Grazie ragazzi, grazie Maria, Ciao a grazie tutti. ragazzi Buona di noi. Aspettiamo serata. le vostre vasche sul gruppo, postate appena le allestirete. Se avete Ok. bisogno, siamo qui. Ciao, grazie mille. Grazie mille per Ciao. tutto. Ciao. Grazie, ciao.